Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Gravesano. Quella che voglio presentarvi è una casa a schiera di 4,5 locali disposta su 3 piani. Come potete vedere, il giardino esterno è molto ampio e le rifiniture sono molto moderne. Questi finestroni che si intravedono già dall'esterno rendono l'ambiente molto luminoso e moderno. Questa è la porta d'ingresso e andiamo a vederlo più da vicino. Superata la porta d'ingresso, accediamo direttamente nel soggiorno, nella zona living, con questa angolare cucina vista. La cucina, come i pavimenti, sono in questo colore grigio fumo che rende appunto lo spazio molto molto moderno. La cucina è accessoriata con lavastoviglie, forno ad incasso, un'ampia cappa, piano cottura e lavabo. Gli spazi sono veramente molto ampi, perfetti per una famiglia. Questa seconda porta finestra ci conduce su un altro apprezzamento di giardino e una parte coperta terrazzata. Quindi abbiamo due giardini da entrambi i lati. A disposizione c'è anche un ombrellone e questo è appunto il secondo spazio esterno. Questa porta invece ci conduce ai piani superiori, dove troveremo la zona notte. Questa scala condurrà al piano superiore, dove troveremo appunto le camere e il bagno, mentre una seconda scala ci porta al piano seminterrato, dove troveremo il locale lavanderia e l'autorimessa. Eccoci, questo è il piano seminterrato. È uno spazio veramente molto grande e comodo. Qui troviamo gli attacchi per la colonna lavasciuga e questa porta, subito alle mie spalle, ci conduce invece nell'autorimessa. Vi mostro appunto lo spazio dell'autorimessa. Qui a disposizione della casa ci sono due posteggi. Quindi ritorniamo al piano superiore e andiamo a visitare gli altri spazi. Nell'atrio fra le scale, prima di salire nel piano superiore, troviamo un armadio a muro con un pratico appendiabiti e subito davanti il bagno di servizio che serve appunto la zona living. Ora proseguiamo le scale e andiamo a visitare la zona notte. Eccoci nel piano superiore. In questa zona troviamo appunto tre camere. Questa è la prima camera, la camera singola, con questa meravigliosa finestra che dà sul verde. Subito accanto abbiamo un'altra camera singola, sempre con una fantastica finestra. Davanti a queste due camere troviamo il primo bagno di questa zona, completo di WC, lavabo e vasca. Questo bagno è finestrato anche questo. Subito a destra invece l'ultima zona, la camera patronale, una camera di metratura molto ampia con al suo interno un bagno. Qui troviamo anche una spaziosa doccia oltre che WC e bidet. Quindi per ora è tutto, vi saluto, se volete vederla chiamateci, ti affitto.